E ragazzi, continuiamo con l'atto 1. Ok, a causa singolo, va bene. Tu c'hai più soldi, brutta stronza. Comunque, grazie della dritta. Vediamo un po'. Atto primo. Prima minaccia la mia famiglia, poi vuole incontrarmi. Sa come attirare la mia attenzione. Ok, a bocca. Vabbè, roba abbastanza easy sti circuiti. Non dovrebbero esserci milizie in questo punto qua. Magari poi vedremo. Comunque, va profilata questa parte qui, telecamera, ok. Va lungo il muro. Telecamera là. Intanto sblocchiamo questo. Telecamera là serve? Forse. No. Attiva però e deve arrivare da due punti diversi, quindi... Fatemici pensare un secondo, devo per forza fare il giro a piedi. Ok, è lassù. Ci potrei arrivare con la telecamera, abbassando però l'ascensore. A posto. Vabbè, queste ragazzi, l'ho già detto precedentemente, sono missioni veramente basic. Praticamente atto primo già mezzo milione di dollari. Assurdo. All right, destra. E buona. C'è un altro, strano a dirsi. Intanto sblocchiamo questo. Poi così. E così. Che cazzo è questo? Bel weather. Bel tempo, bel weather. Pessimo. Mi hai trovato. Cazzo, è un radiologo. Damien Branks. Quello che stiamo inseguendo. Cosa sta facendo? Spero ti piaccia giocare. Volevo scoprire se fossi ancora all'altezza. Ha la voce di Pagamin, lui. Di Far Cry 4. Se ti sbrighi. Entrando hai fatto scattare l'allarme. Non era quello che volevo per noi. Ma stanno per interromperci. Vieni da me. Sceglierò un bel posticino. Perché? Non mi fido. Noi non ci parliamo dal Merlot. Battery run. Sembra ci sia un nuovo bersaglio per voi. Mollate il cecchino. Ma c'è problema. Vabbè, dai, gioco da ragazzi questo. Uno e l'altro è lassù, vero? Merda. Dove va? Che fa, il giro tondo? Si è nascosta la merda. Lancia granate. Sì. Boom.
Allora, i copricavi servono come nascondigli, nient'altro. Boom! Come l'ho preso, ragazzi? Come l'ho preso? Testa. Gira l'angolo. Cazzo. È che non so come rigirarmi, raga. Preso in testa, perfetto. C'è quel cecchino là il problema, capito? Bello. Fuoco e fiamme. Uccidi tutti i fix e lo scappa. In realtà a me mancherebbe soltanto quel coglionazzo laggiù. Anzi, lassù. E la cosa divertente è che io non posso neanche raggiungerlo. E ho pur distrutto tutte le macchine. Perché qua un bel destroyer e la farei finita. Però a sto punto, dato che non dico che si è buggato, ma più o meno scappo a piedi. È buona. Fatto passare. Ehi, servi aiuto? C'è qualcuno? Eccoli. Sapevo, però ho sbloccato, ripeto, tutte le abilità la missione scorsa, quindi... Addosso. Quindi facciamo esplodere tutti. È esploso una tubatura. La strada, occhio! Vabbè, ripeto, in confronto ai contatti da Fixer con convogli criminali che abbiamo fatto, questo è veramente un gioco da ragazzi, appunto. Ci seminati così. E siamo fuori. Siamo fuori, ragazzi. Vediamo se c'è una cazzina, una chiamata, qualcosa. Forse una chiamata con Damien Branks, può darsi. Parliamo. E ci catapultano. Chiamata rintracciata. Ok. Quindi, come back. Mettendola così con l'obiettivo sulla mappa, stile Assassin's Creed quelli nuovi, è anche più facile raggiungerlo senza dover per forza mettere il segnalino per terra. Magari in alcuni casi è meglio di sì, perché e magari c'è un obiettivo a tempo, cose così. Altrimenti si può anche fare a meno. Questo è tipo il Central Park di Chicago? Bellino. È la mega supposta. In realtà non è una supposta, ma l'avevo detto a cosa assomiglia? Ma non ricordo. Sì, no, c'è una bella piegata praticamente. Sei proprio un tipo sveglio. Oggi offro io, Damien. Ah, ma sono amici per ora. Hai minacciato mia sorella. Perché sono qui, Damien? È sempre così cupo. Mio Dio, non ti rilassi mai. Rivoglio solo il mio partner, io seduto al computer, tu sul campo a fare il lavoro sporco. Voglio aiutarti. A fare la cacca. Se risposta. No. Chi ci ha attaccato? E so che ti trovi in un vicolo cieco. Già, lo immaginavo. Ascolta, ti porto buone notizie. Il Merlot. Il vino. Merlot. Mm-hmm. Al Merlot hai fatto un casino. Balle. Dovevi solo seguire un piano perfetto. Nessuno ci avrebbe scoperto se ti fossi fidato. Aveva 6 anni. Mia nipote
è morta perché ti sei spinto troppo. Ah, sei adorabile. Incolpare me dei tuoi problemi in famiglia. Damien è esagerato, ha fatto arrabbiare i cattivoni. E io allora... Tu che c'entri? Non sei il solo a soffrire. Mi hanno reso storpio. Mi hanno rubato tutto. Capisci? Com'è brutto, ragazzi. Da te io non voglio niente. C'era un secondo hacker. Un cyborg. C'era un secondo hacker. E io so dove cercarlo. Anche se è vero, Damien, non puoi farcela da solo. Io ti servo. Ma purtroppo per te. Che mi hai ucciso la nipote? È una pista. Grazie della dritta. Eccolo il titolo della missione. E qua le loro strade si divisero come se prima non fossero già divise di loro. Ammiravo Damien. Mi ha insegnato a trovare e a sfruttare le falle nel codice. Ma io gli ho insegnato a fare lo stesso senza un computer. Le persone sono più vulnerabili dei loro sistemi. Eravamo una bella squadra. Ma dopo Len, per me era morto. Non spreco più tempo pensando a lui. Ma ora ha scoperto il mio punto debole. Devo scoprire cosa sa sul Merlo. Atto primo, grazie della dritta. E questo monologo, anzi questo flusso di coscienza, è una parte che io chiamerei anche fondamentale nella storia, che spiega perché si sono divise. Abbiamo un punto abilità, anzi ne abbiamo tre, ma non servono a niente, perché c'è bisogno almeno di 4 punti. Comunque 6 missioni su 9 per l'atto primo.